Abbiamo deciso di chiudere la nostra quinta edizione del festival con questa serata, una settimana dopo, diciamo, la fine dei lavori, dedicandola a tre cose a cui tenevamo parecchio. Chiudiamo sempre il nostro festival con uno scritto importante della nostra narrativa. Uno dei nostri maestri narratori che è Marcello Foris. Quindi quando ti abbiamo invitato sei stato subito disponibile, anche perché poi si è creato un po' una marcorde con il tuo esordio, e questo anche come auspicio, augurio a tutti coloro che lavorano con la scrittura, perché questi incontri è stato il pubblico, le persone che ci vedono in diretta e streaming, ma è poi quello che resta per esempio, ai giovani lettori, alle scuole, si creano nel corso dell'anno numerose connessioni. L'incontro è una scusa per far conoscere poi in realtà lo scrittore ai professori, agli studenti che partecipano a questo festival, che poi leggono i libri, che poi invitano lo scrittore nel corso dell'anno, o anche se non invitano, che fanno leggere i libri agli studenti. Noi la scommessa è che fra 100-150 lettori in una scuola uno rimane e sia un lettore, sia insieme, insomma, da cui poi nasce quell'albero, l'albero che poi dà il nome alla rivista e alla casa editrice di Girolamo Gomi, che è il padrone di casa, insomma, è poi il padrino del nostro festival. Quindi ringrazio Marcello. E ti ho messo nelle mani, sapienti, diciamo, la scusa un po' è anche parlare della riedizione che hai fatto adesso, la terza, del tuo classico Viaggio in Sardegna, che è diventato però in modo anche un libro in cui tu, come dire, uno di quei libri in cui uno racconta anche se stesso, racconta un po' un'autobiologia della propria. Ho usato questa parola non a caso, con la Bertolucciana, non casuale. E però ti ho messo le mani sempre vicino di Vincenzo Santoro, perché lui, se dovessi individuare un Foris del Salento, prendo lui, no, come autobiologia, parlo di autobiologia, cioè sul territorio, e insomma, i suoi studi, la sua passione, è la persona giusta. Io ogni tanto mi infilo tra di voi, vi faccio con la gita parlante. Grazie anche vabbè, allora, innanzitutto oggi ho controllato, io ho 15 libri a casa di Marcello Foris nella mia libreria, no? C'ho anche la foto, posso provarlo, questo compreso, quindi devo dire Che non è la riedizione, è la prima edizione, è la prima. quindi per me è un grande piacere e onore per tante ragioni. Poi sei uno degli scrittori italiani che a me, che non sono un filosofo della lettura, sono un lettore appassionato per quanto possa definirsi la mia passione, che a me piacciono di più e che ha accompagnato anche la mia crescita come gusti, come letture, ma che poi ho imparato a apprezzare anche per altre cose, della scrittura in senso stretto, perché Marcello Foris è anche l'organizzatore di uno dei festival più interessanti, preziosi che si fanno in Italia, che è il Festival di Gavoi, che è un paese, di questi paesi favolosi della provincia di Nuoro, dove da tanti anni si fa un festival bellissimo, molto interessante, eccetera, eccetera. Quindi ho conosciuto anche questo aspetto e poi anche molto bello l'altro ulteriore aspetto di Marcello, che è il suo essere un intellettuale critico che pubblicamente interviene spesso anche sulle questioni che riguardano la terra da cui proviene, perché lui è un sardo di Nuoro, quindi del cuore della Sardegna, la parte più, il cuore in senso stretto, diciamo, la parte anche più conservativa, con la retorica anche maggiore della conservazione. Poi vedremo su questo rapporto tra tradizione, memoria, che è anche l'oggetto di questo libro, diciamo. Comunque, viene da lì, ma vive da tantissimi anni a Bologna, da giovane, e continua a coltivare una frequentazione, una passione molto forte alla sua terra, lo porta a intervenire. Io più volte l'ho ritrovato a leggere anche i suoi editoriali, quindi
su vari argomenti, non solo legati ai temi, diciamo, strettamente della cultura. Quindi mi trovo davanti ad una personalità di grandissimo interesse e quindi è un grande onore averlo qua. Questo libro di questa sera è un libro particolare, perché lui è uno scrittore molto prolifico, che è famoso soprattutto per i suoi romanzi, e che hanno anche questo lavoro sulla lingua particolare, che è affascinante, anche aspro a volte, no? Ma poi ha scritto anche un manuale dei lettori, che anche quello ce l'ho per Einaudi, manuale di lettura, non mi ricordo se ti ricordo. Manuale di lettura creativa. Manuale di lettura creativa, esattamente. E insomma, e questo, in Sardegna non c'è il mare, è un libro che uscì uno dei primi di questa collana fortunata di Lavezza, che mi è piaciuta molto, che è una collana molto varia tra l'altro, dove lui racconta varie cose, racconta un po' la sua storia, quindi lui che è cresciuto in questa parte forte, antica della Sardegna, che ancora per la sua età ha avuto modo di vedere prima che arrivasse la grande modernizzazione degli anni 60-70, diciamo 80, possiamo dire, e sul rapporto che un sardo d'oltremare, possiamo dire così, conserva con una terra di questo genere, dove peraltro sono ambientati moltissimi, non so se tutti, ma moltissimi, non tutti, ma la maggior parte dei suoi romanzi, dove lui continua a operare, e c'è questo tema, sicuramente dico anche sulla nostalgia, questo è evidente, per quanto la possiamo definire un'accezione ampia del termine, ma anche, questo è un altro mio interesse, il libro su una, come una terra forte, come la Sardegna, dilaniata in questa ambivalenza fra una fortissima memoria, tradizione, una forte identità, che non c'è una parola diversa per definirla, che deriva da una storia particolare, da una lingua che caratterizza fortissimamente il territorio, da una tradizione letteraria, di cui parla una delle parti più interessanti del libro, specifica, con la necessità poi di aprirsi e a un certo punto anche di mettere a valore questi tre aspetti, che vuol dire valorizzare alcuni aspetti della propria identità, della propria tradizione a vari livelli, ma anche con il rischio sempre di svenderla, perché su questo devo dire le pagine di Marcello sono sempre molto interessanti, lui è sempre molto attento a questo tema del folklore del baraccone, del sardismo per i turisti, sia per quanto riguarda gli spettacoli, le produzioni culturali, ma anche per quanto riguarda la scrittura. Quindi diciamo è un libro piccolino che rivela molti motivi di interesse. Quindi io adesso non sapevo dove voglio fare direttamente le domande, ma avevo individuato alcune questioni che ti volevo porre, partendo un po' dall'inizio, no? C'è questa idea che la Sardegna è un'isola, ma in realtà è un continente, no? Che c'è che è una cosa che dicono anche altri, con cui tu rapporti anche in maniera critica anche con questo concetto, ma che cosa vuol dire, no? Come lo definiresti tu questa, che definizione daresti di questa realtà di cui parli di? Allora, intanto buonasera, grazie per avermi invitato. Guardi, io sono solo contento di venire, mi sembra che il privilegio consista non nell'essere ricordati piuttosto che nell'essere ignorati, quindi va bene, finché mi invitano vuol dire che tutto ancora procede. E quindi, no, questo è, come si può dire esattamente, è un libro sul terrore dell'autoturismo. Ecco. Dell'autoturismo. L'autoturismo è la cosa che mi fa più orrore in assoluto, che mi fa più terrore. Ed è una malattia molto più diffusa di quanto sembri. Cioè in Sardegna si vede, perché la Sardegna è appunto una specie di continente in vitro, e quindi no, tutto si percepisce ai massimi livelli, ma poi invece in giro per l'Italia è una questione assai più diffusa. Cioè abituarsi all'idea che gli altri si fanno di te e in qualche modo adeguarsi a quelli lì. Ecco, questo è un libro che ragiona su questo
tema che mi ossessiona, anche letterariamente parlando, è la mia ossessione, è la mia ossessione dal punto di vista della lettura, no? Come lettore, è la mia ossessione dal punto di vista dell'osservazione della politica, dell'istruzione di questo paese, no? Io ho terrore, per esempio, di tutti quelli che pensano che una soluzione sia la più diffusa, ecco. Qualche volta la soluzione giusta è la meno diffusa, qualche volta la soluzione giusta bisogna andare a cercare tra i due o tre folli, cioè tra le due o tre persone che pensano esattamente l'opposto, no? Per esempio, no? La storia dell'arte si deve fare o non si deve fare nelle nostre scuole? Cioè, noi che siamo in un paese che è un manuale di storia dell'arte vivente, no? Allora, quanto autoturismo ci vuole per eliminare la storia dell'arte dalle nostre scuole? Questa è una domanda, per esempio, che ha a che fare con questo libro che apparentemente parla di Sardegna, di identità e così via. Io odio il termine identità con tutto me stesso. Per una questione semplice, perché l'identità non si esprime, no? Si può ragionare di appartenenza, perché è una cosa che in qualche modo scegli nella vita, ma l'identità sei tu, cioè se tu hai gli occhi azzurri, mica vai in giro a dire ho gli occhi azzurri, no? La gente lo vede, lo capisci. Ecco. Quindi io sono per farla l'identità, non. Ma è solo di quelli che pensa che quando si parla troppo di identità evidentemente c'è un problema di identità, no? Quando tu vuoi essere troppo amato è in automatico, fai tutti gli errori che si devono fare per questa cosa qui. Ecco, quindi i temi sostanzialmente sono questi, cioè sono che tipo di coscienza noi abbiamo sviluppato per essere ridotti in questo modo qui, no? Io chiedo ai miei, e inizio da me, chiaramente, questo è un discorso che non si può mica fare indicando il prossimo, devi farlo capendo che cosa hai combinato tu da questo punto di vista, cosa è successo nella tua vita, dove sei nato, cosa si è prodotto nel posto da cui sei nato, e scoprire un sacco di cose che sono, come dire, chiavi per capire il resto, non sono semplicemente. Gli scrittori questa cosa la fanno, fanno finta di raccontare una storia X e poi invece vogliono provare a dire una storia Y. Se questo prodotto, questo rapporto è riuscito, allora saranno lettori, oppure non ce l'hanno, cioè dal grado di, come dire, dal grado di donazione, dal grado di empatia che si riesce a sviluppare, uno può diventare più o meno scrittore, perché se no uno dice ma che mi frega della vita di San Pietroburgo, perché dovrei leggere Dostoevskij? Cioè Dostoevskij non si è mai spostato da San Pietroburgo. Noi continuiamo a fare provincialmente questa domanda a tutti i nostri autori locali, perché siamo autoturistici, no? Continuiamo a chiedere ai napoletani ma perché ci sono tutti ambientati a Napoli, perché Marcello tu li ambienti a Nuoro, perché tutti i suoi libri sono ambientati a Milano, perché sì, che cavolo volete, perché, come dire, Dostoevskij non ha mai ambientato un libro fuori da San Pietroburgo, e andate a chiederlo a Dostoevskij per questo, perché il luogo conta quel che conta dentro la storia, no? Ecco, questa è una forma di autoturismo, per esempio, questa idea per cui una faccenda che è sotto gli occhi di tutti a noi sembra improvvisamente, no, strana, addirittura il tema di una domanda. Non è una domanda. Noi siamo un paese dove quando si presentano i libri il presentatore dice questo libro è scritto bene, no? E tutti dicono, oh, cavolo, bellissimo. E dico, ma perché? Ma non è il minimo sindacale se un libro è scritto bene da uno scrittore. Cioè, che informazione è questa? Questo è autoturismo, capisci? No, perché vuol dire che tu ti sei abituato a un ambiente in cui esistono libri scritti male e quindi stai
proprio dicendo alla gente: guardate che questo è scritto bene, ma la verità è che noi dovremmo vivere in un mondo dove gli scrittori scrivono bene, se no che scrittori sono, se no fanno un altro lavoro. È come dire, no, c'è un bypass che funziona così e così, perché il mio cardiologo insomma non opera molto bene, no? Oppure ne presento un altro, questo è un cardiologo che opera bene, se vivo, buon Dio. È la stessa cosa, è esattamente la stessa cosa. Noi dovremmo pretendere dagli scrittori, come dire, che facciano il loro lavoro. Poi ti possono anche non piacere, possono scrivere un libro che non è, come si dice, nel talent, nelle tue corde, no? Questa canzone non è nelle mie corde, dicono nel talent. Un'altra forma orrenda di autoturismo. Cosa c'entra? No? L'istruzione non ha niente a fare con le tue corde, no? È per questo che poi la scuola diventa quella mema schifosa che è diventata adesso, no? Perché come dire, chi governa questa scuola non riesce più a capire qual è la distinzione tra l'istruzione e l'intrattenimento, capisci? E quindi l'autoturismo lavora lì, lavora in quella faccenda lì, quando uno dice di sé non quello che pensa, ma quello che piacerebbe nella sua idea agli altri che pensasse. Chi ha rifatto la nostra scuola oggi è un veramente un disgraziato, perché ha come dire, messo in atto questa, e io, come dire, la scuola ormai per me è diventata una specie, dopo la Sardegna la mia fissazione è l'istruzione, perché secondo me l'istruzione è il punto cogente per fare i cittadini, capisci? Quindi quando la scuola va a Ramengo, come si dice, no, e non nel paese di ma ad Ramengo, ecco, capite? Questo, allora, in questo libro si parla anche di questo, cioè si parla dell'idea per cui tu non sei abbastanza attivo come cittadino da pretendere che le istituzioni agiscano con autorevolezza su di te. Questo è. Anzi, pretendi che le istituzioni si adattino a te, nel tuo livello. Istituzioni che hanno funzionato proprio perché fino all'altro ieri erano, come dire, ti facevano fare un salto di qualità, oggi si adattano a te, no? Oggi diventano improvvisamente a servizio. Ed è socialmente questo un disastro, perché a scuola governano i gruppi WhatsApp dei genitori, no? Cioè, insegnanti e hanno un potere tremendo. E hanno un potere tremendo i gruppi WhatsApp di genitori. Io per esempio, come dire, d'impegno, se fossi un amministratore non autoturistico, inviterei i genitori a proprio levarsi dalle palle, definitivamente. Nel senso proprio dico tecnico, mica non partecipare, ma partecipare per quanto concerne, no? Chiaro, il problema non è questo, però capite che da lì poi, no, tutto va. La Sardegna, in Sardegna non c'è il mare, racconta tutte queste cose qui, come dire, sulla mia persona, dentro proprio la mia personale esperienza, la mia infanzia, le scuole che ho fatto, l'idea di abitare in una regione che è una ciambella praticamente, no? Dove non c'è un accidente, questa è la realtà, è una specie di spiaggione circolare enorme, una grande gente con un buco in mezzo. Io sono nato nel buco in mezzo e quindi ho fatto esattamente l'opposto, cioè ho scritto un libro sul buco in mezzo senza mai come dire, trattare delle spiagge. Questo anche perché ho avuto un'infanzia dove a casa mia nessuno andava in mare. Cioè lo so che per voi questa è una cosa assurda, no? Però dove sono nato io? Io sono nato a 1000 metri di altezza e sono nato a circa, però 1000 metri di altezza in Sardegna vuol dire poi a 40 km dal mare, perché tu scendevi ed eri al mare, semplicemente, era un problema di discesa. Ebbene,
Nessuno era mai, io non ho mai conosciuto qualcuno che fosse andato in vacanza al mare nella mia vita fino ai 15 anni. Nessuno andava in vacanza al mare, a fare che? Diceva, mia nonna ci guardava e diceva, ma cosa c'è da che fare al mare? C'è caldo, zanzare, no? No? Cosa cavolo ci andate a fare? Zanzare hanno un ruolo molto importante. Abitate in abitiamo in uno dei posti più salubri del mondo, era questa foresta, in mezzo a foreste, fresco d'estate, freddissimo d'inverno, chiaramente clima totalmente continentale. Quindi i sardi più strani del mondo, vedi questa cosa, tutti allibiscono, dico ma come? E invece no, perché io ho un'altra carta per il super autoturista, perché noi siamo certo quei stati lì, ma siamo anche quelli che sequestrano le persone, capisci? Siamo quelli dell'anonimato, questi, cioè i sardi, no? Ah, voi siete quelli che avvisano la gente, ma sapete quanti milioni di persone mi hanno fatto questa domanda? Io rispondo sì. Ma non te le abbiamo detto, no? In generale, no? Perché tutti pensano che noi ci siamo limitati a sequestrare X. Non è vero. Cioè, l'Anonima Sequestri era un'azienda efficientissima. E quindi se non avevi un certo patrimonio, proprio non ti cagavano di pezzi, non ce n'era per te. Allora tutte le volte me lo chiedevano, dicevano, ma chi sei? Perché dovrei rapirti? Non hai un patrimonio bastevole perché mi interessi la tua persona. È così. Ecco, questo è no? Il gioco anche il gioco di chissà a voi. Sono tutti rinomanti di pugliesi per il mondo circostante. E voi invece avete, come dire, dentro di voi una coscienza molto più entomologica. Dice no, noi siamo del Salento, noi siamo di qui, noi siamo di là, quelli sono aperti, quelli sono chiusi, però no? Dentro il mondo, tutto il mondo vi dice Beria, Linobefi e così via, eccetera, eccetera. Questa è la stessa cosa che succede a noi continuamente. Quelli che rapite? Sì, siamo quelli che rapiscono la gente, siamo quelli che se sono più amici per una volta ti rimangono amici per tutta la vita, ma quando mai, per esempio, questa cosa qui, no? Ah, sardi, in genere, ah, dice, tu sei sardo, io ho avuto, nell'ordine, ho avuto un compagno, quando ancora si faceva il militare, chiunque aveva avuto un compagno sardo militare. No? No, adesso la pecora, certo. Ah, beh, fate le pecore anche quello. Io dico sì, ci facciamo le pecore. Sono più, come dire, sono più accondiscendenti della maggior parte delle nostre fidanzate. E quindi abbiamo. Questione. Anche una questione di No, posizione. bisogna, come dire, bisogna scegliere. Come vedete, gli argomenti sono molti, però diciamo nel libro emerge anche la fatica di cui parla, c'è una bellissima, e io posso dirlo perché io sono stato in Sardegna un sacco di volte, mai al mare. Mai, per scelta programmatica, cioè, forse una volta nel 92, diciamo. Perché non volevi vivere l'invidia mostruosa che vi prego non sono mai andato quando in Sardegna, no, ci devo tornare, anche perché c'è anche un'altra ragione, ma sono stato un sacco di volte e ho fatto anche giri della Sardegna interna, una volta ho preso una macchina in affitto da solo, girato all'interno, no? Nessuno ti ha mai rapito. Assolutamente e poi ho avuto anche insomma, per varie ragioni, anche per lavoro, girare con l'Ungherese, per lavorare, fare questo studio sulle biblioteche, e poi ho scritto questo libricino, questa storia sardo-sardina, che tra l'altro è singolare perché oggi, il
primo giugno, la storia di cui parlo è la storia di Eugenio Barba, dello di Teano, che negli anni 70 vengono, che era originario di qua, in realtà se n'era andata, e che poi vengono a fare queste cose strane nei due posti più strani d'Italia, che erano, secondo loro, la Sardegna e il Salento, quindi questo ci accomuna, e tra l'altro vanno anche nel Morese nel 75 però, ma quando sbarcano vanno a questo San Sperate, questo paese che è molto diverso da dove mi parli nel libro, ma però c'era Lucio Sciola, una persona, oggi Eugenio Barba è tornato dopo 45 anni a San Sperate, oggi incontra i cittadini di San Sperate e insomma, e quindi è una situazione abbastanza singolare. Quindi detto tutto questo, questa Sardegna è una Sardegna di grandissima bellezza, anche adesso non perché bisogna fare per forza la cosa, però anche la collana della terza, questa è una collana che racconta i luoghi, vuole raccontare i luoghi. E ci sono dei passaggi che a me piacquero e leggendo il libro mi sono piaciuti molto, e se permettete io il presentino che non ce lo leggo, la barbaccia d'inverno, questo è. Dunque, per un barbaricino l'inverno è quasi una condizione naturale. Certo, per chi è abituato a pensare alla Sardegna sbenalizzata, alla Sardegna come regione come stagionale, può sembrare una stranezza pensare alla montagna, al clima alpino, al freddo secco, alla neve, eppure basta voltarsi dal mare alla terra e si possono vedere montagne che si gettano nell'acqua. Dentro a quelle montagne abita la sostanza di un territorio molto folclorizzato, ma ancora sconosciuto nella sostanza. Il territorio barbaricino rifiuta, direi quasi geneticamente, il concetto di identificio. La costa barbaricina rifiuta la condizione caraibica del Mediterraneo, che tanto piace come veretto improvvisati ai turisti da corsi. Chi navigasse da Sara, da Arbatax, lo capirebbe al volo. Chi passasse per mare dalla costa calabrese, quella dove si è sempre stata, a quella barbaricina, dove le stagioni si alternano, vedrebbe a occhio nudo la differenza. Quindi mi sembrava molto interessante questo prezzo, perché descrive sempre questa, appunto, questa attenzione continua a non cadere nel luogo comune, no? Cioè una descrizione che è sempre attenta a questo scivolamento del folklore, del luogo comune, della cartolina turistica, ecco. E devo dire però che è vero che la Sardegna conserva, io ho avuto esperienza personale diretta di questa cosa e quindi la riporto come un aspetto di interesse di questo libro, che per esempio induce pochissimo in questioni, tranne quella cosa del porcello, insomma, induce pochissimo in cose che adesso vanno molto di moda, cioè la descrizione della cucina, che pure sarebbe da scrivere tantissimo. E, a parte questo, volevo fare due domande altre, una su questa tradizione letteraria di cui tu parli, che poi hai parlato, su cui hai scritto altro successivamente, diciamo, quindi Grazia Deledda, Sebastiano Satta, Dessì e Salvatore, scusa, sì, anche Sebastiano e Salvatore, tutte e due, e Dessì e Giuseppe, Dessì, Giuseppe. Sì. E poi Sergio Azzeni, che è il mio, che io amai moltissimo quando cominciai a leggerlo, e fu una folgorazione, perché diciamo la Sardegna c'è questa peculiarità. Quindi la prima domanda è, può raccontare questa parte del libro partendo da questa straordinaria Grazia Deledda, straordinaria e sconosciuta non solo forse ai sardi, ma diciamo anche agli italiani. C'è una donna che vince il premio Nobel nel 1926, stando in un posto fuori da tutta la geografia letteraria mondiale dell'epoca, e poi anche il resto, e poi il fatto che la Sardegna continua oggi ad essere un laboratorio di scrittura letteraria abbastanza, non so se interessante, ma sicuramente molto vivace. Ci sono molti scrittori sardi, c'è anche un giro di festival, quindi è una delle regioni più interessanti da questo punto di vista, in cui il tema spesso di questi scrittori è come confrontarsi sia con la tradizione letteraria, sia con l'aspetto, diciamo, di una terra fortemente parlante, questa difficoltà a prendere bene le misure su una terra così forte che scivola facilmente nel cliché turistico, anche dal punto di vista della scrittura, dal punto di vista dei romanzi, della letteratura. Quindi queste due cose volevo chiedere. Beh, intanto, come dire, la Sardegna è per
percentuali di lettori rispetto agli abitanti, la quinta regione italiana, cioè subito sotto l'Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna e Sardegna. Questo è il doppio della Sicilia e della Puglia, con la metà degli abitanti. Quindi forse appunto questa condizione oggi, no, viva di scrittura, non ha prodotto solo scrittori, ma ha prodotto anche lettori. Voglio dire, Nuoro ha 40.000 abitanti e quattro grandi librerie, quindi ci sono luoghi di 40.000 abitanti in giro per l'Italia che hanno una cartolibreria. Quindi è abbastanza. Gavoi, che è il festival che io organizzo, in tre giorni fa 40.000 persone, 40.000 spettatori. È in un paese di 2.800 abitanti, quindi in mezzo, cioè bisogna proprio venirci, non è una faccenda, non si arriva col pareo, non si arriva faccio il bagno poi vengo, cioè devi venire lì, non c'è santi. E quindi è come dire, questi queste sono buone cose. Un'altra cosa che io ci tengo a chiarire con te in questo momento è che io non ho niente contro il mercato del folk. Cioè il mercato del folk può essere, è un pezzo, diciamo così, della nostra bilancia commerciale, e io non ho mai, mi opporrei a queste persone che si guadagnano onestamente da mangiare. Ecco, io chiedo a queste persone che non ci credano. Ecco, questo qui chiedo. Mi va benissimo che io mi posso mettere tutti i costumi del mondo, mi posso inventare il costume tradizionale, mi posso inventare la danza XY per il turista, posso addirittura aspettare i turisti con i dolci quando scendono dagli aerei, ma non devo crederci. Cioè devo dire a me stesso, sto facendo un lavoro, cioè sto facendomi pagare da sto fesso che viene qua e che vuole questa cosa qua. Questa è una differenza, cioè proprio una differenza professionale io chiedo a questa gente, ma le proloco che fingono di fare scelte in cui credono, cioè fingono di aver attivato chissà quali studi archeoantropologici per dimostrarci che si metteva la trina a destra e non a sinistra, che il fazzoletto si attaccava così, che il ballo si faceva scambettando a destra e non a sinistra, eccetera, eccetera, e che è una roba in cui tutti i destini del mondo si accumulano in quella roba lì? No. Lo dico. Io penso che la memoria sia più importante del folklore. La memoria è un'altra cosa, è una faccenda addirittura intima sotto certi aspetti. E penso che il folklore debba servire invece per altre cose, a cibicchia, debba servire per saturare una richiesta anche di erotismo che il turista può avere. Chi se ne frega se ce l'ha, no? Il liquore di mirto, che a voi piace così tanto, per esempio, è una porcheria terrificante. Cioè, noi, il liquore di mirto a casa nostra era un affare che si usava per digerire, sostanzialmente. Poi un sano imprenditore ha detto: a questi piace, glielo diamo di quel minuto, che ci frega a noi, capisci? E allora questo a me sembra sano, mi sembra giusto, non c'è niente di male. Ah, però se un sardo mi dice che il liquore di mirto è la nostra tradizione, io lo prendo a calci in bocca. Questa è la differenza, capisci? È tutta lì la differenza, non che non si vuole la tradizione. La tradizione è tutta più in Filiveru o a Bardetta, quella è la soluzione, quella è la tradizione, esiste. No, mio nonno mi chiedeva, volevo un po' di mirto, perché ai nonni da me si dava sempre per voi, e lui diceva no grazie, sto bene. Tendenzialmente era questo il punto, d'accordo? Per cui mica io mai mi opporrei, come dire, alla faccenda che al turista piace il mirto, il turista ha il diritto di pensare che il mirto sia, come dire, un sapore esotico, locale di quel posto lì, ed è giusto così, ed è anche vero sotto certi aspetti.
Un sardo, secondo me, o come un pugliese, come un campano, dovrebbero avere, come dire, una specie di coscienza più complessa. Più complessa. Questo mi interessa a me. Il resto no. Cioè, l'autoturismo, sapete in che cosa consiste? Nel percepire come conquista le proprie sconfitte, diceva un gesuita del Seicento. Espongono come trofei le proprie sconfitte. Ecco, ogni volta che noi, come dire, evitiamo questa ulteriore analisi di noi siamo sconfitti, perché siamo lì a fare semplicemente, come dire, i guitti per questa gente qui. Allora, il guitto è figo se si fa strapagare, deve essere cosciente e si deve far strapagare. Io credo che, come dire, la pizzica, tutte queste cose debbano costare un sacco di soldi. Perché, no? Questo è il motivo. Già le frise costano. Capite? Sappiamo questo dibattito. No, voglio dire, ma... Cioè, ma anche chi... Io sono di quelli... Vuoi sapere, almeno mia notte, io considero la Sardegna un posto di straordinario interesse, perché è, a prescindere, è il forse luogo del mondo dove c'è la più ampia varietà di tradizioni, di tradizioni musicali, e dove c'è una conservazione e una, anzi, un ritorno alla pratica. Quindi uno che gli piace la musica, diciamo, tradizionale, va in Sardegna e impazzisce. Perché cosa mi hanno chiamato tre volte in Sardegna? Come possiamo fare a fare noi come voi? A fare... Io sento che io vanno in canto a tenore Orgoso, non per i turisti, io ho avuto la fortuna a Orgoso, perché quello che lo fa la mezz'ora, ma questi fanno delle cose incredibili, complicatissime, cioè vedi persone normali, no? Dico, ma è straordinario, no? E la conferma che esiste. Loro così dicono, non quelli Orgoso, devo dire. No, se tu hai la possibilità di ripagare ciò che dobbiamo fare, come facciamo a fare la notte dell'Atalanta in versione sarda? Di tutti, no, ma perché, anche perché la notte dei tenori ti ammazza, cioè, come fai? La notte dei tenori, io che sono un appassionato, li adoro, però dopo un'ora, onestamente, no, ti possono piacere tutto, è come il teatro Kabuki, cioè o sei giapponese oppure io ho visto, no, giuro, è una cosa incredibile, cioè a Tokyo la cosa più incredibile che ha pensato il mio editore giapponese è adesso ti porto a vedere il vero teatro Kabuki, io ero eccitato due giorni, non vedevo l'ora, arriviamo a vedere il vero teatro Kabuki, che era meraviglioso, io dopo 10 minuti ero sfinito completamente, cioè ho aspettato questa cosa tantissimo e dopo 10 minuti mi sembrava di essere stato lì 6 ore e mezza. No, capite? Allora lì uno capisce che ci vuole, come dire, la genetica, cioè, allora tu, io ve lo posso giurare, io adoro il canto tenore, però il canto tenore voi potete sentire un pezzo, voi siete i più felici del mondo, fate un'esperienza e dite ma cazzo è bellissima però, secondo pezzo, però bello, eccetera, il certo pezzo è ancora basta. Cioè, il quarto pezzo mi sembra che vi stiamo spogliando il vostro gatto. Ma la pizzica consumi, ti muovi, è bellissima, ma vuoi metterla? Ma accidenti, ma è tutta la vita. Tu devi dire, dovete fare la notte dell'Atalanta, lì. Fatela lì, veniamo noi e ve la facciamo in Sardegna, così si fa, no? Comunque perché a volte cioè, anche per le similitudini diciamo con le cose nostre qua, cioè questa diciamo, letteratura o la scrittura, in realtà è questa complessa vicenda che riguarda la patrimonializzazione di certi aspetti, no? della tra virgolette sardinale. Cioè, diciamo, entra del tutto, no? Perché ci sono molti scrittori che sono, come dire, sono fortemente connotati da certi aspetti della cultura sarda che possono diventare molto per l'esportazione. Quindi
questa è una contraddizione, no? No, non è una contraddizione, cioè no, capisco che la vuoi dire, cioè, però ti spiego, anzi, questo è l'applicazione di un modello, cioè è l'applicazione di una condizione così tranquillizzata, così di te stesso, che tu non hai il provincialismo di voler sembrare qualcos'altro. Cioè, quello che è successo di fatto nella letteratura sarda, nella scrittura in Sardegna in questo momento, è proprio che non abbiamo, abbiamo perso, diciamo così, il provincialismo di voler sembrare qualcos'altro. Questo è il punto. Allora, questo è un modello leddiano proprio totale, che poi si era andato perdendo nel tempo, perché aveva iniziato lei di fatto. Cioè la Deledda ha costruito per i sardi una specie di modello manzoniano, cioè quello che aveva fatto Manzoni per gli italiani in generale, lo fa la Deledda per i sardi nel suo piccolo, cioè dice, no? Basta continuare ad esportarsi esoticamente, li avevamo gli scrittori prima della Deledda, c'era un certo Enrico Costa, che tra l'altro non è uno scrittore da nulla, è uno scrittore molto interessante. E secondo me un paio di romanzi di Enrico Costa sono proprio molto belli, Il muto di Gallura, per esempio, è un romanzo bellissimo. Però qual era il problema di Enrico Costa? Che lui voleva farsi voler bene, cioè aveva questo istinto che noi spessissimo abbiamo, no? Specialmente da Roma in giù, no? C'è questa condizione dei figli cadetti, no? Che vogliono assolutamente. Allora, tutto questo, se noi ci pensiamo, storicamente è un'aberrazione, perché fino a poco tempo fa era esattamente l'opposto. Cioè, solo l'area napoletana ha prodotto delle cose che ce le possiamo, tuttora, per me, come dire, il ventre di Napoli, i viceré, sono ancora pilastri dal mio punto di vista, dentro la mia idea di letteratura, persino sarda, capisci? Quindi il discorso è quando è che abbiamo perso questo filo, cioè quando è finita questa faccenda, dove ci siamo perduti? Ci sarà sicuramente. Ecco, ai sardi cosa è successo? A un certo punto noi abbiamo smesso di fare i sardi, cioè in qualche modo abbiamo cominciato a scrivere come se non dovessimo far finta di non esserlo. Questo è il punto. E ti dico, io che ho insegnato per molti anni in scuole di scrittura, ho insegnato per molti anni alla Oder, eccetera, ti assicuro che uno dei morbi più importanti, specialmente dei giovani scrittori, è quello di voler sembrare un'altra cosa, capisci? E noi non insegniamo abbastanza ai nostri ragazzi, come dire, l'idea che quante più cose sai di te, tanto tu sei libero nel mondo. È esattamente l'opposto, capisci? Questo è il problema. Quanto più nasci provinciale intendo competente, tanto più poi puoi diventare sanamente, tranquillamente universale. Il contrario non è possibile, perché se tu entri, come dire, col cappello in mano, rimani sempre un mendicante. Questo è. Allora, ci vuole questa specie di misto incredibile anche per fare questo mestiere, che è scrivere. Cioè, bisogna poter essere paradossali, ve lo dico subito, cioè contemporaneamente molto presuntuosi e molto umili. E sono due cose che negli scrittori debbono succedere, perché se no non succede lo scrittore. Cioè, se uno non è abbastanza presuntuoso da pensare di cambiare il mondo, questo lavoro non lo fa. Ma se non è abbastanza umile, cioè se non ha letto abbastanza da capire che, insomma, prima di lui hanno macinato delle cose meravigliose e che senza di lui l'umanità non cambierebbe un pelo, capisci? Allora, ecco, è questa oscillazione che fa lo scrittore, l'altro non conta, l'altro è auto, come dire, è un vegetarismo, è vanità, è un'altra cosa, cioè veramente. E quindi, secondo me, essere qualcuno è uguale, cioè ci vuole lo stesso oscillazione.
ci vuole la stessa oscillazione per essere dei buoni salti, ci vuole la stessa oscillazione per essere dei buoni piemontesi, ci vuole la stessa oscillazione per essere dei buoni piemontesi, per essere dei buoni campani, per essere dei grandi scrittori, bisogna continuamente pensare di non poterlo essere. Io ho scritto veramente tanto e ti posso giurare che tutte le volte che io inizio a scrivere un libro ho proprio la precisa sensazione che non lo so fare, proprio che non lo so fare, non che non ce la farò, che è un'altra cosa, perché non ce la fai è un sentimento eroico, no? Dici mi metto di fronte a questa cosa, no, cioè io mi siedo davanti al computer e dico io non so scrivere, cosa devo fare adesso? E guardo, poi dico, cavolo, hai scritto tutta sta roba, come hai fatto allora? E così via. Cioè, quindi io credo che questo abbia molto a che fare con l'idea che noi abbiamo di noi stessi, capisci? Questo è, per me le due cose non sono separate, proprio per niente. Ed è il motivo per cui a me che io, cioè l'ambientazione in Sardegna per me è quasi una specie di default, non so come metterla diversamente. Ecco, quindi, e questo io l'ho imparato. Ho avuto il coraggio di farlo grazie per esempio al modello dell'Indiano oppure a Salvatore Sacca, al giorno del giudizio, che è un capolavoro secondo me dell'umanità, e non solo tu, ma non ho l'altro ambientato il lavoro. No, perché la cosa buffa è che muoro appunto a questo posto, quando la Deledda ha vinto il Nobel aveva 7.000 abitanti, aveva il più importante allievo di Pellizza da Volpendio che agiva lì, che si chiamava Antonio Ballero, uno dei più importanti poeti cartucciani che era Sebastiano Satta e così via, per cui in questa specie, infatti Nuoro in Sardegna è la Atene Sarda si chiama, no? con grande pomposità, e anche lì, no? Bisogna capire quanto ci credi a questa stronzata, perché è quello il punto. Cioè se la Atene Sarda ti serve per far arrivare turismo culturale là dentro, ti serve per farli entrare a casa di Grazia Deledda e così via, allora ben venga, ma se tu ci credi è un'altra cosa, è una sciocchezza, è una sciocchezza, perché non questo è un po' per me la tensione di questo libro, oppure è tutte le volte che io mi metto a fare una cosa che non ha a che fare, diciamo così, con la narrativa pura, cioè il manuale di lettura creativa, cioè l'ultimo libro che è per esempio un libro pazzesco sui promessi sposi, addirittura si chiama Renzo, Lucia e io, che è una specie di manuale di sopravvivenza per gli insegnanti, no? Perché io sono veramente in questo momento, secondo me, l'intellettuale organico in Italia si deve occupare di sostenere l'istruzione. Non ce l'abbiamo una speranza, che è quella, sostenere l'istruzione con tutto noi stessi. E costi quel che costi. E quindi questo piccolo libro sui promessi sposi è un anno e mezzo che io lo sto portando in giro nelle scuole italiane. L'altro giorno a Milano ho incontrato 3 classi in una mattina. Cioè una alle 9, una alle 11, una a mezzogiorno e mezzo. Perché? Perché secondo me questo è il lavoro che noi dobbiamo ricominciare a fare. Cioè dobbiamo intanto, io ho fatto una proposta che voglio proprio portare avanti all'Università di Bologna. Cioè voglio che Bologna faccia un corso di entusiasmo per gli insegnanti. Che è una cosa, no? Perché l'insegnante entusiasta, anche lì, dice come fai a, perché ti viene un'idea di questo tipo? Perché tu capisci che cosa è stato fondamentale per te. E io devo veramente ringraziare l'entusiasmo dei miei insegnanti, più che il sapere dei miei insegnanti. Cioè un insegnante entusiasta è funziona dentro c'è molto di più del più grande esperto del mondo. Questo deve fare un insegnante, cioè deve insegnarti la passione per la cosa che non ha niente a che fare col divertimento, questa cosa non ha niente a che fare con l'intrattenimento,
ha a che fare con la forza fisica che si esprime in questo mondo. La mia insegnante di italiano, come dire, mi ha convinto nella stagione più tremenda della mia vita che I Promessi Sposi erano un romanzo meraviglioso, capisci? E io da insegnante ai miei alunni dicevo: se non vi piacciono I Promessi Sposi è lo stesso, anzi non vi devono piacere, vuol dire che siete sani se non vi piacciono. Lo sai che quando io, tutte le volte che mi incappavo in un alunno, specialmente quelli delle medie, no? Dicevo: no, prof, quanto sono belli I Promessi Sposi, io dicevo: questo è un paraculo mondiale. Non è giusto, cioè non è vero che sono belli a quell'età, però se tu non spieghi ai ragazzi che un libro non è quello che è, ma un libro è quello che suscita, dentro I Promessi Sposi, al di là del fatto che ti piacciono o meno, c'è una serie di segreti, c'è una serie di meccanismi, c'è una serie di dispositivi che sono fondamentali per tutto, per tutto. E allora fregatene del fatto. No, il primo insegnamento che ti danno I Promessi Sposi è che non tutto quello che ti piace è bello. No? Può darsi che qualcosa che non ti piace sia bellissima o addirittura utilissima. Io lo dico sempre, a scuola dicevo: scusa, ma a te piace fare gli addominali? No. Ti piace andare in spiaggia? Fighissimo. Quello sì che ti piace. Ma fare gli addominali è un'altra cosa, no? Avevo le allieve che arrivavano perfette alle 8 del mattino, poi mi dicevano: oh, però sti Promessi Sposi. Dico: ma scusami, a che ora ti sei alzata stamattina? Questa era la domanda. E diceva: alle 6:30. Perché? Perché si doveva stirare I capelli alle 6:30. E quindi gli ho detto: tu osi dire a me che I Promessi Sposi sono una fatica? Ho detto: tu con me proprio non devi assolutamente parlare, non hai diritto di parola. Ti sei alzata alle 6:30 del mattino, sei pittata a Memorial Fay, c'hai i capelli lisci e poi mi vieni a dire I Promessi Sposi? Cioè non esiste proprio. Cioè non esiste questa faccenda qui. D'accordo? Quindi io credo che il punto della responsabilità sia imponente in questo momento. Cioè, genitori che non si prendono responsabilità, insegnanti che non si prendono responsabilità e politici che non si prendono responsabilità, le tre iatture più terribili che possono capitare all'umano. Hai presente? Tutti e tre insieme. Cioè la scuola che crolla, la politica che si adegua verso il basso e i genitori che no, arrivavano ai colloqui, dicevano: perché ha dato 4 a mio figlio? A me. Io dicevo: scusi, si sieda, perché se no do 4 anche a lei. Cioè, ma che cosa vuol dire? Che domanda è? Capite? Cioè vorrei che noi capissimo il valore proprio dell'espressione. Cosa vuol dire ha dato 4 a mio figlio? Quindi ho detto: lei presume che io abbia dei problemi personali nei confronti del suo figlio? Allora dico, le rivelo una cosa, io quando esco da qui di suo figlio me ne sbatto, c'ho il mutuo, c'ho la suocera, c'ho tutti i suoi problemi. Quindi suo figlio è il centro del suo mondo, non del mio. Non esiste questa cosa, noi non siamo pari da questo punto di vista. Cioè suo figlio è suo figlio, quindi è lei tutt'al più che gli dà 4 o glielo toglie. Io avevo 10, suo figlio ha preso 4, che è una cosa diversissima. Quindi ho detto: per favore mi ripeta la domanda che si deve formulare in questo modo: perché mio figlio ha preso 4? Che è così, d'accordo? Dalla domanda dei genitori, cari signori, si capiscono I figli, non c'è dubbio su questo. Quindi, no? Tutte le volte che ci viene, no? È esattamente come con I libri. Con I libri, signori, cioè non è che i libri sono rivoluzionari, sono rivoluzionari. Ci stiamo abituando a leggere libri già scritti, ci stiamo abituando a leggere di libri che sono scritti da persone che sono peggio di noi, cioè peggio del lettore, capite? Quindi stiamo abituandoci ad avere a che fare con scriventi irresponsabili, senza la responsabilità del mestiere che fanno, cioè che li vogliono lisciare il pelo come si fa al cane domestico, dice
dice guarda che io ti scrivo il libro che tu puoi leggere, cretino. Questo è il punto. Ma invece no, la lettura è proprio un'altra cosa, la lettura è una tenzone. Cioè tu devi lottare contro il libro che stai leggendo, devi maledire lo scrittore che l'ha fatto, perché se no non ti serve a niente quel libro, ti lascia esattamente come ti ha trovato. Che ti serve una cosa che ti lascia dove, anzi, che sotto certi aspetti ti santifica qualche stupida certezza che tu avevi su te stesso. Questo è il punto. La letteratura deve fare un'altra cosa, ha un altro mestiere da compiere. Ecco perché io, come dire, io ci tengo a questa cosa, ecco perché per esempio per me una serata come questa, ipotesi di scrittori che stanno venendo fuori, è una boccata d'aria, viva Dio, meno male, cioè meno male due non addomesticati, due che si prendono il rischio di fare un libro inattuale. No, anche di certo. Capite? Questo è, no? Chi se ne frega? Io faccio l'ultima domanda così. No, ma se lo sapessimo nella risposta. Voglio chiederti una cosa che. Non vuoi annullare. No, voglio chiederti questa cosa. No. Perché insomma alla fine fa un po' scelto un nuovo libro. Sì. Insomma, io porto fortuna a scrivere questo qui. Beh. Anticipare una cosa sul titolo, non so se sarà, sarà quello. Pietro e Paolo. Pietro e Paolo, sì. E se ci puoi dire qualcosa, proprio una piccola, e poi incontri a Michela a dare. Michela, non sento con entusiasmo, quando ogni volta che mi chiamava a dire la Lea. Pietro e Paolo è un romanzo su due ragazzi del 99 che vengono richiamati per la guerra. Ed è un romanzo sull'oggi, chiaramente, no? È un romanzo proprio sul crollo verticale della competenza. Questo è il problema reale, secondo me, che oggi stiamo vivendo è il rispetto per chi non è competente. Cioè noi ci consoliamo di avere a che fare con gente incompetente ed è gravissima questa cosa qui, no? Cioè siamo educati da genitori che invece avevano della competenza una specie di religione, no? Era questo. E improvvisamente invece siamo cascati dentro l'incompetenza. E questo è un romanzo proprio che tratta di due amici, è un romanzo classicissimo. Io è da qualche anno che sto lavorando proprio esclusivamente sui sistemi del classico, cioè mi interessa di capire come si fa a fare una scrittura durevole, perché mi oppongo a questa condizione invece di scrittura labile, di capolavori di cui l'anno dopo ti sei già dimenticato. Ecco, questa cosa qui. Sto cercando, ecco da qui i Promessi Sposi, questa specie di ossessione per le strutture, per i modi, no? Per cui Pietro e Paolo è un libro classico, cioè l'amico povero e l'amico ricco, per esempio. E tutti e due partono in guerra e capiscono che quando crolla, diciamo così, il sistema, le competenze si ribaltano, cioè il povero sa più del ricco in fatto di sopravvivenza, per esempio. Il ricco sa più del povero in fatto di competenza, cioè sa riconoscere una certa cosa e così via. Queste due esistenze poi finiranno in una faccenda finale che non vi racconto, perché io sono un sostenitore in defesso della trama, ve lo dico proprio in maniera incredibile. Cioè io in tutta questa discussione petto e coscia, no? Trama o scrittura, io preferisco grande scrittura e grande trama contemporaneamente. Proprio questo è quello che. No? Grazie.
Grazie. Se la parlo io, perché tanto ormai non mi ero quasi andato. Allora, ringraziamo innanzitutto tutti gli ospiti di questa sera che ci hanno consentito una chiusura stupenda di questa edizione. Questa edizione sulla letteratura è un po' anche... Pensavo che questa riflessione, questi spunti, no, di riflessione sulla letteratura, un po' quel, anche in questo momento molto intenso, se mi permetto di dirlo. Mi siamo partiti con delle idee, ma poi stiamo andando, secondo me, verso questi rituali che tu ci indichi e mi fa piacere chiudere in questo modo. Una, io devo una chiusura, la settimana scorsa abbiamo già fatto un po' di ringraziamenti, un po' di riferimenti che rinnovo, però non ripeto, e aggiungo un forte ringraziamento a Giuseppe Metrangolo che ci ha dato questa mano, un fortissimo ringraziamento a Clarissa Filippo che ci consente di fatto di fare questo festival, perché noi dopo due mesi torniamo in libreria, ma troviamo in fiamme è perché l'abbiamo affidata nelle mani giuste, quindi la ringrazio e l'abbraccio con grande affetto. E Luca Zaccaria, che questa sera non c'è, che ci ha fatto fare un salto di qualità sul piano della comunicazione, e è stato veramente molto bravo. Poi di Marino, oltre che il fatto che Valeria dovrebbe essere qui, Valeria, Valeria. E poi per consentirmi un ultimo ringraziamento specifico a Mario De Sciari, che mi ha visto. Lui è un campione dell'understatement proprio, no? Però ecco, diciamo, se è possibile questo piccolo miracolo, non è tanto. È perché lui, oltre alle sue competenze, mette anche il cuore in questa faccenda. Cioè, io non so quanti avrebbero veramente questo piacere, che almeno dimostra, non so se lo sarebbe, però che a lui nel partecipare con noi in questa banda, fare parte di questa banda di matti. Quindi ecco, io veramente lo ringrazio per il modo che approccia questa cosa. E niente, adesso un'ultima cosa. Ricordo a tutti, visto che si parlava di anche no, di uscire dai cliché, uscire dall'ordinario, noi questa sera chiudiamo con un concerto di musica improvvisata. Quindi cioè, non è mai esistita prima, non esisterà dopo questo momento. E abbiamo due artisti di altissimo livello, Donatello Pisanello e il maestro Mascolo, che nella stanza di Anna, dove c'è l'esposizione, tra l'altro, delle bellissime pitture di Donatello Pisanello, ci offriranno un concerto di musica istantanea, cioè quindi assisteremo a un momento irripetibile e che vi invito a fruirne. Vi saluto e a posto.